Sogno una città che continui ad amare e a lasciarsi amare dai migranti, dai poveri, dai rom, ma anche dai poveri catanzaresi che per dignità restano in disparte. Per loro non si fa mai abbastanza. A dirlo è stato l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Bertolone, presidente della CEC nella solennità di San Vitaliano, patrono della città capoluogo e della diocesi. Celebrare il santo patrono, ha detto Bertolone, significa metterci tutti in ascolto del suo insegnamento e del suo esempio per scoprire che cosa ha da dire San Vitaliano a noi oggi, in un tempo in cui egoismo e prepotenza hanno la meglio su tutto, finanche su quei principi di libertà, fraternità ed uguaglianza che la cultura moderna acclama come superamento delle religioni e della pietas del Dio che si fa uomo, carne tra la carne, a salvare l'uomo, suo fratello, dinanzi anche alle ultime tragiche vicende legate ad attentati, ha detto Monsignor Bertolone. Il martire usa l'arma dell'Evangelo, ama, non odia, non si toglie la vita ma la dona, non cerca il martirio ma per amore di Cristo è disposto a subirlo. La sua testimonianza è mite e pacifica. Il fatto di aver spostato la processione alle 19.30 ha favorito una maggiore partecipazione e quindi grandi emozioni sia per la gente, sia per la fede, sia per le preghiere, sia perché è un momento aggregativo socialmente, ci dà l'occasione per ravvivare la fede e i sentimenti di comunione che debbono albergare nel cuore di tutti, in particolare nel nostro caso dei catanzaresi. Un pastore non è mai contento, deve tendere sempre al massimo, deve coinvolgere sempre tutti a desiderare che il messaggio del Signore arrivi in tutti i cuori, soprattutto in questo momento in cui un'onda di odio sembra attraversare l'Europa e che può diventare una malattia, che può contagiare tutti. Dobbiamo combattere questo sentimento dell'odio con l'amore di Cristo, facendo prevalere i sentimenti della vera fraternità e sentendoci tutti quanti figli di Dio, mai nessuno superiore né migliore degli altri. Sì, si rinnova questa tradizione della festa di San Vitaliano, si rinnova con il nostro vescovo che ha organizzato anche 3 giorni di festa, ma soprattutto si rinnova con la sua omelia, dove oggi ha richiamato sicuramente l'impegno di tutti i cittadini, accanto anche alle istituzioni, perché è un momento drammatico della vita internazionale, della nostra vita nazionale e internazionale, credo che bisogna cominciare ad agire perché ognuno dia qualcosa agli altri. E quindi accanto alle istituzioni, diceva il nostro vescovo, bisogna aiutare, cercare di dare una mano per cambiare anche la nostra città.